Dunque, buongiorno, eccoci all'ingresso del nostro appartamento, al piano primo, come possiamo vedere. La palazzina è completamente finita, ci sono già degli abitanti all'ultimo piano. E quello che vediamo adesso è sicuramente un appartamento da finire, ma che verrà consegnato al prezzo che abbiamo pubblicizzato, completamente finito di porte, interni, in mattonato a gusto di chi compra. Dunque, mi trovo adesso quindi in questa grande sala all'entrata del nostro appartamento che affaccia appunto sul giardino che gira tutto intorno alla proprietà, con giardino con pergolato, come possiamo vedere. Ci sono tutti gli allacci esterni, quindi luce e acqua. Diamo prima una panoramica al nostro giardino. Eccolo qui. Ecco, qui abbiamo poi l'ingresso per i garage e continua ancora invece questo nostro balconato. Eccolo qui, lungo tutto l'appartamento. Dunque, torniamo quindi all'interno. Qui abbiamo una cucina abitabile, adesso non sembrerebbe perché ingombra di materiali. Qui abbiamo l'angolo, diciamo, per i servizi della cucina. Ci sono prese d'aria e quant'altro che richiede ovviamente una nuova costruzione, essendo in regola con ovviamente le nuove normative, quindi ottimo isolamento termico, regole antisismiche rispettate. Qui abbiamo poi l'incasso per la caldaia, che sarà una caldaia Beretta, questo a testimoniare poi l'eccellenza di qualità, l'eccellenza dei materiali. E questo appunto è il balconcino che abbiamo visto ricongiungersi con il giardino. Torniamo all'interno, sempre passando dalla cucina appunto. Ricordo che il prodotto viene consegnato finito, chiave in mano, a gusto del proprietario. Materiali sono già disponibili. Andiamo invece nella zona notte. Questo che vediamo davanti a noi, il bagno con vasca. Un bagno, diciamo questo il principale perché quello leggermente più grande. Ma ce n'è un secondo, eccolo qui, con la doccia. Dunque, facciamo un passo indietro dal nostro disimpegno, andiamo a vedere invece la camera matrimoniale, spaziosa, molto grande, che si affaccia appunto sul giardino. Dunque qui c'è un'altra camera da letto, la cameretta. Come possiamo vedere ci sono già, come dire, sostegni per inserire gli elementi. Inserire quindi gli elementi per il riscaldamento sono disponibili. Qui abbiamo un vestito piccolo. La piccola sala di capitolato dove si possono scegliere le mattonelle che più ci piacciono, che sono, ripeto, già disponibili. Quindi poi se ci sono dei gusti particolari, il proprietario ci assicurava che nell'arco di un mese comunque sono disponibili per ordinarli e per quindi concludere l'opera. Anche qui vediamo l'innesto per il termosifone che sarà il nuovo modello, il modello diciamo esteticamente più proponibile,
di quelli lunghi, diciamo, ed alti, non di quelli ingombranti. Diamo un'occhiata, per esempio, a questa tipologia, credo che siano le piastrelle per il bagno, ce ne sono altre dietro. Questo probabilmente è adatto per le camere o per la zona giorno, se si vuole realizzare un'unica tipologia, diciamo, di mattonato, o si vuole differenziare per ogni stanza. Anche qui ci affacciamo ovviamente su questo balconato che gira tutto intorno alla proprietà, abbiamo detto, e che conduce al giardino. Dunque, facciamo un'ultima panoramica della casa, uscendo dalla zona notte, composta appunto da 3 camere, 2 bagni, abbiamo detto, questa grandissima sala all'entrata con canna fumaria, vediamo. E la cucina abitabile. Dunque farei un ultimo giro nel giardino, che è un accessorio davvero valorizzante di questo prodotto. Dandovi quindi appuntamento per una visita guidata.